Vabbè, c'è, c'è con la mano. Noi riteniamo di sì, se è vero che il Ministero delle Politiche Agricole ha già inserito il nostro prodotto nell'elenco dei prodotti tipici regionali, quindi penso che abbiamo tutti i requisiti per poter ottenere questo ambizioso riconoscimento. Questa è una tipologia di cipolla molto dolce, tra l'altro è valorizzata molto nel mercato locale e da consumatori, soprattutto al forno, ma anche fresca. Ed è una delle poche tipologie di cipolla che poi si presta a questo utilizzo, per cui tutte queste caratteristiche la possono rendere anche idonea per eventuali progetti o protocolli di trasformazione anche blando. Da inserire nel progetto dei presidi Slow Food e quindi da valorizzare in tutto il mondo attraverso i sistemi che Slow Food utilizza quando decide di salvare un prodotto. Salvare un prodotto significa garantire a questo prodotto e ai produttori la possibilità di trovare reddito dalla coltivazione di questo prodotto. Questo Gerotto è un'associazione estroprogestinica che è stata nel passato disponibile in forma orale, in compresse. Ora, sulla scia dell'utilizzo di questi sistemi transdermici a cessione programmata, anche questa associazione è disponibile sotto forma di sistema transdermico, quindi va applicato sulla cute, e si ha una cessione lenta del principio attivo in modo da avere la copertura sempre per i 21 giorni di trattamento. No, no, grazie a te. Va bene, se non ci sono altre domande, curiosità, per il resto. Il FAI prende in dotazione dei monumenti, li restaura, li conserva, li riapre al pubblico. Siamo comunque per un approfondito dibattito sui vari problemi che possono nascere nelle comunità, ma mai per la polemica aperta, fine solo a se stessa. Il piano è stato costruito come un modello di dialogo, quindi perché si attui deve sviluppare questo dialogo. Naturalmente il dialogo si fa su dei contenuti,
Quindi vuol dire che il suo sviluppo è quello anche di portare delle modifiche, nel senso di incrementare, aggiungere, migliorare i contenuti del piano proprio nella sua gestione. Perché ci venivo in vacanza d'estate, perché sentivo i racconti dei miei nonni e quindi questa città ha rappresentato un po' per me quello che per gli altri ragazzi, i racconti su questa città, quello che per gli altri giovani possono essere l'Iliade dell'Odissea, cioè le storie dei miei antenati, di tutto quello che era successo in città mi avevano profondamente, come dire, emozionato e quindi mi era rimasta questa voglia di raccontarla. Io, essendo insegnante, ho tenuto presente questo discorso del trasmettere le nostre origini ai giovani e quindi il libro si rivolge in particolare anche a loro e tra l'altro ho scelto di raccontare per esempio le vicende giovanili di questi personaggi, il loro amore e le loro passioni, proprio per far conoscere ai giovani del nostro tempo le caratteristiche dei loro progenitori in qualche modo e in modo che li sentissero anche vicini, perché poi i sentimenti, le passioni, anche se i tempi sono cambiati, sono sempre quelli. E poi dovrebbe di racconti senza accento, Forlì, il quale, avendo visto che si parlava, si accennava a Ragusa, faceva parte di quell'equipe e ha diretto per alcuni anni una nota biografica, non l'ho trovata, sono andato in biblioteca. Ha scritto un libro molto interessante sulla Koinè o contro la Koinè, fa parte del centro servizio culturale della manifestazione, daremo in omaggio ai due nostri ospiti. È stato tenuto gelosamente segreto il lavoro e quindi è una sorpresa per noi vedere queste splendide immagini. Il soggetto le foto rappresentano i ragazzi dell'ANFAS nei nostri laboratori. E sono delle splendide immagini e il mezzo fotografico penso che sia veramente l'immediata comunicazione di un evento. Quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro chiamavamo i ragazzi diversamente abili, li chiamavamo handicappati. Poi abbiamo scoperto il vero significato dell'essere diversamente abili e ci siamo resi conto che effettivamente forse non erano loro gli handicappati, ma eravamo noi che partivamo con il nostro preconcetto nel considerare diverso ciò che non era uguale a noi. E niente, abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo lavorato diverso tempo a questa mostra qua, finalmente siamo riusciti a portarla al pubblico. E niente, è un lavoro semplice, cioè fatto da due ragazzi che anche nella scelta dei materiali hanno scelto materiali poveri perché piace l'idea di avere una mostra con materiali poveri. E il fatto anche dell'uso della tecnica e dei materiali a livello sia fotografico che video sono materiali non usuali, senso una carte sgranate, pellicole a grana grossa, molte delle foto sono fuori fuoco, per la volontà di andare a trovare qualche cosa che sta al di là dell'oggettività dell'azione, ma andare a vedere forse anche il sentimento dei ragazzi o ciò che provano i ragazzi attraverso la fotografia. Cosa è cambiato? Ancora deve cambiare qualcosa, spero, poi non lo so. Comunque no, per il resto sinceramente il lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo fatto proprio perché ci piaceva l'idea di portare all'esterno e di fare vedere alla gente quello che loro hanno dentro. Quindi quello che può cambiare per me come videomaker è relativo poi sinceramente. Hanno preso. Stavi lavorando? Sì, sì. E cosa stavi facendo, te lo ricordi? Ceramica. Ah, stavi lavorando alla ceramica. È la prima volta che vedi questa fotografia? No, ma sì, la prima volta. Quindi oggi sarà una grande sorpresa per te. Gabriella, questa sei tu in questa foto. Cosa stavi facendo? Ma forse stavo pensando. Ma ti ricordi a cosa stavi pensando? No, non me la ricordo. Sei molto bella in questa foto. Grazie. Sei contenta? È la prima volta che la vedi? Sì, sì, sono molto contenta, sì. Gianni, tu sei uno dei pochi che ha due fotografie, sei contento? Sono contento. Allora, una è questa, questa qui, e sei felice, sei sempre sorridente? Sì, sì. E l'altra me la fai vedere, qual è? Questa, sono contento. E stai sempre ridendo? Sei sempre ridendo. Ti ricordi quando ti ha fatto questa foto, dove eri? La scuola. Bravo. 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 Bravo.
Thank you.